Bentornati all'appuntamento con la pasticceria di Rete 8, appuntamento che è curato dai grandi chef pasticceri abruzzesi e oggi insieme a noi torna il nostro grande Angelo Di Masso. Buongiorno Jennifer e bentornati a Scanno nella nostra pasticceria. E che bella Scanno, quanto è bella Scanno, è meravigliosa. Ogni volta che vengo qui io mi soffermo a fare delle foto, partendo da Villa Lago e arrivando su, è una cosa meravigliosa. Sì. Posso raccontarti una... Sì, vai vai. Poco tempo fa sono dei ragazzi che sono venuti qui, ho dovuto parlare loro della mia esperienza, no? C'è una ragazza che mi dice, mi scusi, ma lei che è così bravo, no? Ho detto, perché non ha aperto invece in un altro posto più grande? Gli ho fatto, guarda, io... Sì, ci scambio la palla del campanaro, no? Diciamo che sono legato alle mie radici, alla mia, anche se mio nonno diceva che la nostra famiglia è una famiglia cittadini del mondo, perché fratelli suoi in Argentina, in Venezuela, in Germania. Beh, sì. Però il legame al territorio è forte, quindi ho detto perché non ci può essere una grande pasticceria in un piccolo centro come Scanno e quindi insieme a mio fratello abbiamo sposato questa idea, anche all'altro fratello, uno Giulio e uno Alessandro, di portare avanti questo progetto e fare grandi cose anche in un piccolo grande. Io credo che sia proprio questo che invece rappresenta la tua forza, e che, la forza dalla quale attingi, dall'amore per il tuo territorio, dalle risorse che ha, da tutto quello che offre e anche dal senso di famiglia che si respira poi in questi comuni abruzzesi piccolini dove ci si conosce tutti, a volte anche troppo, per l'amore di certo, Dio. Certo, c'è anche questo vero aspetto, ma è bellissimo perché si è veramente una grande famiglia. Certo. Complimenti. Grazie, l'Abruzzo forte e gentile, e questa sì, è una prerogativa che ci ha fatto sempre distinguere. Anche se negli ultimi anni le cose non sono andate proprio come dovrebbero proprio come andare, ma noi ce la mettiamo tutta per ripartire, certo, e tornare meglio di prima. Sicuramente. E allora, oggi il nostro chef ci propone una ricetta che noi chiamiamo di recupero, anche se lui da recuperare non ha mai niente. Sì, io perché... voglio dire, i miei panettoni, i nostri panettoni, difficilmente rimangono avanzano. E avanzano, no? Sono, mangio una fettina e un'altra, però... Proprio se nel caso proprio dovesse succedere, abbiamo tante sì, particolarità, ecco, tanti sistemi per poterli riproporre anche, insomma ormai siamo pienamente usciti dalle festività natalizie e quindi però magari a casa ci hanno regalato panettoni su panettoni, quindi non siamo riusciti a mangiarli tutti perché magari insomma arrivano tante persone, ognuno ci porta un panettone, quindi il nostro chef ci farà vedere come proporre il panettone in una veste diversa, così cambiamo la veste e creiamo qualcosa. Giusto. Allora, come il nostro amico Fabrizio Camplone, il maestro, ci ha spiegato come si fa a fare un pan di Spagna, una crema pasticcera, potete prendere spunto utilizzando, ipotizziamo su una ricetta che ci sono 100 grammi di farina, ne leviamo 10, 20, 30 grammi e aggiungiamo i 20-30 grammi di panettone fatto asciugare ulteriormente al forno, sbriciolato e aggiunto all'impasto. Wow. E avremo un pan di Spagna più ricco che possiamo mangiare, e anche qui un pochettino di cacao, zucchero a velo o quant'altro si voglia. Abbiamo un dolce snack velocissimo, o una tortina per la prima colazione, oppure Perfetta. Per il tè, come casalinghe vogliono. In questo caso, quello che noi andremo a fare oggi della crema pasticcera, della ricotta, a differenza magari di saccottini e quant'altro, quando noi andiamo a fare una mousse o un semifreddo, la cosa essenziale è quella di praticamente cuocere l'uovo, non mai fresco o del bianco d'uovo, pastorizzare, la pastorizzazione, okay, per abbassare la carica batterica. Se abbiamo un microonde, prendiamo, ipoteticamente ci servono due uova, sì, queste due uova le aggiungiamo, pesano 100 grammi, gli mettiamo 200 grammi di zucchero, sì, le pastorizziamo sui 50 gradi al microonde, dai, dopodiché si mettono a montare, aggiungiamo poi la ricotta e tutto siamo quello che comunque sembra. E abbiamo comunque fatto una pastorizzazione delle uova, abbiamo una tranquillità a livello batterico, quindi bassa e di conseguenza quasi inesistente, e possiamo andare a fare la lavorazione che noi abbiamo già precedentemente fatto, a miscelare la ricotta, in questo caso alla panna, miscelliamo e creiamo la nostra monoporzione o la fettina, ognuno poi la realizza come okay, meglio vuole. Poi il periodo delle arance
è buono e quindi di conseguenza possiamo utilizzare anche delle fettine leggermente saltate in padella, delle arance e messe sul nostro dolce. Allora io prendo la ricotta, la aggiungo alla panna, vuoi miscelare? Sì. Grazie. Piano piano. Allora, piano? La, sì, sì, no, no, dico nel senso la panna all'inizio non va montata in maniera eccessiva, proprio per non sgranarla troppo, perché è una miscela perfetta la panna che di meraviglia. Grasso e acqua. Vedete che strutturalmente sì. Già, come vedi, sì, già è sufficiente. Sì, sì, perché comunque quello che noi andiamo a mettere con la ricotta ha una struttura di grassi. Io però adesso devo... Beh, è fondamentale, non c'è ma cosa che buona. Più buona. Che ora, meraviglia. Grazie Jennifer. Come dicevo, o tagliamo una fettina se si vuole. Volendo lo possiamo anche passare in forno per tostarla, sì, o anche su una padella. Certo, sì, sì, sì. Lo facciamo diventare croccante. Perfetto, bravissima, sì, sì. Possiamo utilizzare direttamente una fettina del nostro dessert al piatto che andremo a comporre, oppure si possono fare sbriciolare, mettere una coppetta, le coppette, oppure coppare con, sì. con la pasta, col coppa pasta, no? Sì. Come si vuole, insomma, non c'è comunque una cioè... regola ben precisa, perché qui parliamo di recupero. Ora, per meglio fare, prendiamo il sac à poche, usa e getta. Sono fantastici, questi difficilmente noi casalinghe riusciamo a trovarli così. Beh, oggi sai, ci sono tanti supermercati sì, un po' più comunque, sì, che si ha la possibilità di poterli comprare oppure ordinare su internet. Questo è un po' più difficoltoso ad aprire, grazie dell'aiuto. Ce la facciamo? Sì, sì, sicuramente. Cavoli. Sono talmente chiuse perché guarda. Proprio grazie. Potere delle unghie. Quindi per potere delle donne che sono sempre, noi uomini siamo sempre al servizio. Allora, prendiamo cartoncino. Ma quanto è buona questa crema. Ma mettiamo, è poi, una cosa certo, pazzesca. Si può aromatizzare come vogliamo la crema. È ovvio, abbiamo quasi non proprio una massa neutra perché la ricotta anche se... che mi piace proprio perché si sente tutto, si sente il rum dell'uvetta, si sente il cioccolato, si sente la ricotta, si sente la panna, cioè si mantiene veramente la distinzione dei sapori, ma si fondono in maniera armoniosa. Sì, poi questo panettone che abbiamo utilizzato, che ci è rimasto, è un panettone sapori d'Oriente, dove comunque c'è un caffè indo, una cannella indiana e dell'amarena e dei cubetti di limone col caffè che si sposano benissimo. Facciamo uno spuntone di crema, posizioniamo il nostro panettone, ancora della crema di ricotta, in questo caso mettiamo un po' di masticazione al nostro panettone. Una fettina e ma visto guarda... che è il periodo delle arance. Che bello Angelo! Andiamo e anche qui se si vuole nella semplicità siamo a casa, però nella bontà e nella miscela degli ingredienti possiamo qui una salsa. Anche il cioccolato volendo. Del cioccolato, benissimo. Beh, sì, dico, sì. Anche così è perfetto. Del torrone che è avanzato, si può fondere leggermente della granella. Un po' di croccantezza, insomma, ci qualunque possiamo sbizzarrire. Cosa, sì. Poi come ho potuto constatare, sono tantissime casalinghe di Rete 8 che bravissime. Seguono questa. Brava a te che sei riuscita a portare così in alto questa trasmissione e di conseguenza seguono e loro sono molto brave nel realizzare il merito dolci. È vostro e dei nostri telespettatori grazie. Che sono dei grandi appassionati e trovano sempre dei preziosi consigli da voi chef. Grazie. Quindi grazie a te Angelo. Grazie a voi. Grazie a voi per essere stati insieme a noi. L'appuntamento con noi è quotidiano. Vi aspettiamo tutti i giorni sulla prima emittente d'Abruzzo, Rete 8. Arrivederci.